Tetilene, percorro all'interno della galleria i miei uomini seduti, chi beve, chi gioca a carte, chi legge, se sa leggere e scrivere, non era facile all'epoca, l'ultima lettera, chi guarda la foto dell'amorosa, ma quando incrociano il mio sguardo, io incrocio il loro, c'è questo sereno distacco della gente che non ha paura, che sa che il destino è quello di stare là e di aspettare questa ennesima prova. Ma arriva una notizia incredibile, entra una sottufficiale e dice: papà Martini, c'è un problema. E dice: che problema c'è tra l'altro? C'è un alpino che non vuole entrare con noi in galleria, vuole star fuori di sentinella, è un testone, come qua. Dice: vada lei fuori perché l'ho minacciato, gli ho detto tira. E Martini esce, manca poco, manca forse un'ora all'esplosione, e in quella notte, che mi piace immaginare ed era sicuramente illuminata dalle stelle, Martini intravede, si avvicina appena i tratti del viso di quest'alpino, Luigi Olivieri, 19 anni, a Castel del Piano, analfabeta, di professione minatore. Martini dice: Alpino, ma cosa stai, che ti sei messo in testa, perché non vuoi entrare? Qui fra un po' viene giù tutto, moriamo. E questo col cappello girato, perché già un veterano, è già 2 anni che è in lotta, col 91 con la canna rovesciata, perché in caso di pioggia il fucile si porta rovesciato per la polvere e per tutto, per evitare l'ossuzione alla canna, dice: le dico il mio pensiero, papà Martini. Dice: dimmi qual è, ma muoviti, fa. Se questa mina non esplode per difetto di accensione e noi siamo tutti dentro ad aspettare, dentro la galleria, dice, gli austriaci prima di noi se ne accorgono e si calano con le corde, sono 200 metri qua sotto, la fomba anche a 80 metri, occupano la sella, la vedono abbandonata e tocca lottare corpo a corpo, e sappiamo bene chi sono i Kaiserjäger, mi lasci fuori, in caso di evenienza saprò dare l'allarme. Martini capisce che questo ragazzo si sta suicidando consapevolmente, e allora rimane, dice, rimango, scriverà, ammirato dal sereno coraggio di questo ragazza, del quale intravedo a malapena il viso. Questa notte incredibile, silenziosa, dove non si sentono nemmeno i razzi, sembra che tutto sia concertato per... E gli dico: va bene, Olivieri, permesso accordato. E lì tiro fuori una pietosa bugia, una scusa. Dico: però cerca di tenerti un po' distante, la cenza era quello che era. Sai, per il cono d'esplosione, perché qui non sappiamo la potenza. Così magari eviti. E Luigi Olivieri sorride, si avvicina al suo comandante e dice: le voglio dire un'altra cosa. E lui dice: dimmi ancora. Sa cosa è il mio pensiero? È quello dei miei compagni, che neanche questa volta riusciranno a mandarci via da qua. E Martini dice: perché pensate questo? Come mai dite questo? Perché questa l'è diventata la casa del nostro orgoglio e della nostra speranza. Alle 2:00 di notte esplodono i 7500 kg di questa mina, volano sassi verso la Val Cosana, Val Parola. L'esplosione è talmente potente che un ufficiale austriaco dal sasso di Stria di notte con gli apparati fotografici dell'epoca riesce a fermare sulla lastra con 2 minuti di ritardo all'esplosione la fiammata che fa da flash. E dietro l'esplosione c'è questo fumo di gas velenoso che comincia a entrare con la polvere nella galleria. Martini racconta: cominciamo ad avere le narici, le orecchie, gli occhi e quindi i polmoni intasati da questa polvere sottile di dolomia, non si vede più nulla, tutti tossiscono e cominciamo ad avvertire il gas dell'esplosivo. Do l'ordine di uscire tutti fuori, tenendosi spalle alla parete, perché rotola giù sassi, crepita ancora la parete per gli effetti ritardati dell'esplosivo, per questa conformazione della dolomia. Però a quel punto mi accorgo che devo dare un ordine ai miei uomini per farli ritornare in sé presenti, ed era un ordine che legherà lui e i suoi ragazzi non più alla storia militare ma alla leggenda.
chi ha uno strumento musicale, molti lo avevano, c'erano le fanfarette alpine, lo tiri fuori, si mette a suonare la marcia delle Tofane, il nostro inno, chi non ha lo strumento canti, accompagnate i commilitoni, suonate e cantate con quanto fiato vi è rimasto nei polmoni, devono sentire gli austriaci sopra e i commilitoni vostri giù a Colgallina. Complimenti del terzo battaglione alpini Valchisone che siamo ancora qua e che siamo tutti vivi in quella notte incredibile, piena di fumo, di gas, di rocce che rotolano, tutte quelle che vedete intorno, fino ai piedi del vecchio tracciato, si leva questo concerto, questa fanfara da prima incerta, di voci rauche, di fiati deboli che poi comincia a assumere sempre di più vigore. E la sentono gli austriaci, la sente Guido Burscher, quello del cartello, il quale dice: eravamo, dopo questa ennesima mina, tutti protesi dalla cima del Lagazuoi, pronti a catturare con l'udito qualche lamento dei sopravvissuti o il silenzio che doveva caratterizzare la tombatura. Nasce questo termine, tombiert, cioè la sepoltura di questi alpini. Ci risponde incredibilmente un canto e una fanfara. Non solo sono vivi, sopravvissuti, cantano e suonano. E suonano così forte che i loro commilitoni, che sono accampati 800 metri più sotto, nella parte qua di Cima Gallina, escono dalle tende, non certo destati dalla mina ai quali sono abituati, e domandano agli ufficiali, riportato dal diario storico del terzo battaglione: signor tenente, ma chi è che suona? Chi è che canta lassù? E gli ufficiali rispondono: chi volete che sia? È la fanfara, sentite la marcia delle Tofane, l'inno del Valchisone, stanno suonando e cantando questi pazzi, perché così erano stati chiamati e appellati per far sentire anche a voi che sono sempre là. E lì succede un altro episodio tipico di quella che è diventata la famiglia degli alpini. Senza aspettare ordini degli ufficiali, attendisse tutti indistintamente, riporta il diario del battaglione, dal cuciniere allo scalpellino, al fuciliere, prendono il 91, il cappello, il tascapane, cominciano a arrampicarsi, sono 700 metri di dislivello in quel canalone che vedete, dove non solo rotola ancora qualche sasso, ma dove piovono le bombe dei Kaiserjäger che si sentono leggermente presi in giro. E racconterà Burscher: sentiamo come un'onda che sale fatta di voci, urla e spari. Voci che dicono: eccoci, arriviamo, Savoia! Fucilate. E intuiamo, sono gli altri, sono i loro commilitoni, stanno salendo su anche loro. Vogliono abbracciare, dirà Burscher, uno per uno, i loro commilitoni. Non sono più soli. In questa notte incredibile, fatta di canti, di urla, di fanfare, e dice di grande, determinato coraggio. E chiuderà lui, avversario, le pagine della sua testimonianza con questa bellissima considerazione. Diciamo, in questi 2 anni di lotta pensavamo di avere a che fare con uomini, soldati coraggiosi, determinati come le erano i nostri, ma comunque uomini, ci siamo sbagliati. Questi che da 2 anni abitano, difendono intorno al loro comandante questo lembo di roccia, non sono più solo uomini. Sono diventati essi stessi della stessa materia che hanno penetrato, che hanno scavato. Sono diventati uomini roccia. E dirà questa frase che io ho sentito ripetere nella mia infanzia, all'inizio di questo mio percorso, tante volte: giù il cappello di fronte a loro, di fronte agli alpini. E Luigi Olivieri, 19 anni, Castel del Piano, è ancora là, è nel canalone di sinistra, quello più grande, sotto 156.000 metri cubi di pietrisco dolomitico. Ettore Martini lo proporrà per una medaglia al valore, non gli verrà concessa. E lui scriverà: ha saputo e voluto morire come non hanno saputo e voluto morire i generali. Ma Luigi non è morto. Non è morto per loro e non è morto per me e per tutte le guide che gli hanno dedicato la via Ferrata Olivieri. È sempre là. A montare la guardia, come diranno i reduci, a quella parola che è incisa sulla parete sud della Gazzuoi. Una sola parola: dovere. Si sono imposti all'ammirazione del nemico, diventato avversario. Sono rimasti là perché era la loro vita. E quella che Martini, concludo, dirà: lui, decorato, tornerà a Siena, la sua bella Siena, ricca di storia,
non si dimenticherà mai di questi ragazzi, e io l'ho constatato. Li andrà a trovare chi ha avuto la fortuna di ritornare e ci lascerà questa bellissima pennellata tutta toscana. Pira, me li ricordavo con i visi imberbi, 18-19 anni, con i corpi ancora acerbi in formazione. Li ritrovo con i visi scavati, lo sguardo profondo, il corpo irrobustito. E quando gli domandavo, lo domandavo a tutti, come va ragazzi, come ve la passate? Si drizzavano sulle spalle e riappariva il sorriso che ha soltanto la gente pulita e onesta. E mi rispondevano tutti così, come vuole che la vada, papà Martini? La va come su alla Gazzuoi, sulla cengia che porta il suo nome. Continuiamo a fare le stesse robe, a bucare le montagne, a farle saltare per aria. Però, porca miseria, questa volta lo si fa per portare a casa un tocco di pane ai nostri figlioli. Erano rimasti gli stessi. Ecco, pensate, questa è la leggenda del dovere, gente che si è imposta, quasi come ha dato una caratura alla guerra, ha dato una cosa completamente diversa, suonare, cantare, sbeffeggiare quasi il nemico e dimostrare non solo all'avversario, ma anche agli alti comandi, a quelli che stavano a rispettosa distanza, cosa si può fare quando c'è la capacità, la voglia e la coesione. Alziamo le chiappe e dirigiamoci verso ma con un'altra